guardando in casa nostra, è un avversario di tutto rispetto, un avversario che, di cui non mi fido, tra virgolette, della classifica, anche perché è una delle squadre che ha segnato di più dal centro classifica in giù, ha individualità importanti e viene da una sconfitta dove fino al 60esimo probabilmente non era meritata, detta anche in casa Messina. E poi ci sono individualità importanti. Io ho allenato Mancini, conosco molto bene i giovani del Messina e ha un mix di esperti giovani. Forse nella prima parte della stagione avevano un po' più di sicurezze, ma il fatto che il Messina riesce a pareggiare col Benevento 1-1, perde a Salerno 1-0, e fuori casa Castellammare vinceva 1-0 fino al 75esimo e poi pareggia, vuol dire che insomma, con le squadre di alta classifica, oltre che essere stato in partita, è riuscito a fare due pareggi. Detto questo, giusto per analizzare l'avversario e rispettarlo al massimo, noi dobbiamo guardare in casa nostra perché questi sono stati 15 giorni importanti. A me è sembrato un periodo molto più lungo rispetto ai 15 giorni, per quello che vedo metabolizzato nella testa, ma soprattutto nei fatti, ed è la cosa che a me interessa di più. Io ve l'ho detto dal primo giorno, la mia arma è il campo e sono contento di vedere delle risposte positive e propositive. E noi su questa strada vogliamo continuare domani sera. Loro hanno cambiato modulo tattico parecchie volte nelle ultime giornate, ma perché quando vivi quei momenti di classifica, vieni da una sconfitta un po' particolare, di sicuro ci sarà un atteggiamento agonistico importante. Poi se è una squadra che attaccherà alta, che aspetterà, questo non lo so dire. L'importante è che una squadra, nel nostro caso la nostra, abbia una propria identità. E io credo che quando una squadra ha identità deve sfruttare le abilità individuali, ma deve essere sorrette, avere un concetto squadra che significa gioco. Poi l'avversario è presente con le insidie del caso.